ora sono diventato io il suo bersaglio. Il sindaco in questi tre anni e mezzo, ha avuto la necessità sempre di avere un nemico, di crearsi un nemico, anche immaginario a volte. Adesso sono diventato io, mi fa piacere, ne prendo atto. Io però manterrò lo stesso stile che ho sempre avuto, perché la mia storia, la mia educazione mi impone di continuare a lavorare come ho sempre fatto. Ho sempre avuto un ruolo di terzietà, di mediatore, continuerò ad averlo. Certamente non medierò più con lui, nel senso che mi occuperò soltanto dei lavori d'aula e cercherò di mantenere il ruolo di imparzialità che ho sempre avuto nella gestione dei lavori d'aula. Perché lui le ha contestato durante l'ultima seduta quella sulla famosa mozione salva sindaco, diciamo, per la decisione di votarla quella mozione. Allora, partiamo da un presupposto. Quella non era una delibera. Quello era un atto prettamente politico. Se fosse stata una delibera, così come è successo in tutti questi anni, io mi sarei astenuto, come ho sempre fatto. Quella era una mozione politica che prevedeva di dare fiducia a questo sindaco, e io, che sono consigliere comunale alla fine come tutti gli altri, ho manifestato la volontà di voler votare. In quella circostanza addirittura avevo chiamato il mio vicepresidente, la collega Giannetta, a sostituirmi, ma anche lei mi aveva manifestato la volontà di voler votare, allora poi ho votato dal posto, ma mi sarei alzato e sarei andato nei banchi tra i colleghi per votare no a quella mozione di fiducia. È chiaro, ripeto, che però sulle proposte di delibera, soprattutto quelle che riguardano l'amministrazione, ma anche quelle di iniziativa consiliare, continuerò ad astenermi come ho sempre fatto. In 2 anni abbiamo adottato circa 1200 proposte di delibera in Consiglio Comunale, il corrispettivo del lavoro fatto negli ultimi 20 anni, forse anche di più, dai consigli comunali precedenti. Quindi il lavoro fatto è innegabile, poi ognuno può dire ciò che vuole, i numeri sono numeri e non si possono smentire. Dunque questi attacchi al Consiglio Comunale che ostacola... Che allunga i tempi anche. Poi sui tempi forse saremmo attaccabili a contrario, nel senso che anche il bilancio, l'ultima proposta di delibera che per regolamento che ha voluto che si modificasse il signor sindaco, prevedeva che noi lo potessimo tenere 40 giorni, lo abbiamo approvato in 10 giorni, quindi mi sembra pazzesco, paradossale, tutte queste critiche, sembra di vivere un film tragicomico tipo quelli di Checco Zalone. Se non fosse la realtà e se non ci trovassimo in una città dilaniata da una crisi che sta portando alla disperazione le persone, le famiglie, i commercianti, quindi se non ci fosse questa realtà vera che fa male, che ci fa non ci fa dormire la notte, potrebbe sembrare di essere in un film tragicomico. Diciamo, lo show è finito ieri sera, no? Oggi stiamo ricominciando. Io, a dire il vero, stamattina ero venuto a raccogliere le carte per portarle via, convinto di dovermene andare. Quindi non ci ho pensato a questa mozione di sfiducia io personalmente, ma in questo caso, siccome voglio mantenere un ruolo di terzietà, non sarei io certamente a proporla. Magari a votarla sì, ma a proporla no, perché è giusto che debbano essere i partiti politici a scegliere questo. Se intendono farlo, per quanto mi riguarda, verrà discussa in aula come le altre questioni. Quindi se viene portata in aula verrà discussa, però non chiedete a me cosa farei io, cioè io non la presenterò, io personalmente come Presidente non la proporrò. I gruppi politici, se vogliono ragionare anche di questo, lo faranno. Però questa sfida, anche quest'altra sfida, mi sa di l'ennesima sciocchezza,